Lo devo ammettere, io ho paura degli insetti con le zampette e degli animali che volano, cioè tipo gli uccelli. Cioè, nel senso, non è che mi fanno paura molto gli uccelli, le zampette degli uccelli, insomma, mi fanno un po' schifo. E che cosa ci va a capitare a noi in ufficio? Indovinate un po'. Leonardo, si è trascuro. Guardate che ci tocca fare oggi. In cucina poi c'è da domani. Ci hanno detto che c'è un colombo. Ecco qua. Fio, fio. Nella cazzo di cucina. Ma roghi schifo, guardate là, guardate. Ma qui è cagato! Apri la finestra, apri prima. Maron! Ma stai! Mi fa paura, eh! Era la finestra! Ah, noi gruppo di uomini così virili da essere messi KO da un piccione. Fatela uscire, voglio piano piano, non lo spaventate. Ah, se non lo spaventate anche Antonio. No. Madonna puttana. Mi fanno schifo. Non uccidere. Guaiù, al 100% ve lo assicuro, ho visto la morte con gli occhi. In pratica io sono scappato nel bagno perché ho visto che questo piccione mi veniva incontro. E come una checca esterica mi sono nascosto nel bagno. Il piccione che si sbatteva tutto con le zampette. E io... Oh, mia merda. Oh, che schifo, mamma mia. Piglia paletto. Quasi. Ma tu hai capito, me ne sono scappato dal bagno e entrando nel bagno insieme. Maronna a me. Mia. Mi sono chiuso nel bagno con lui. Ma giù sta, va giù. Paradise è un'altra persona estremamente coraggiosa. Appena visto piccione se ne è fuiuto. Subito. No, è chi la mamma figura di sottrazzo. Non aspetto. È vivo a me. Sì, sì. Vedi? Come se fossero dei topi volanti. Che schifo, mamma mia. Ma dai, dai, così è fatto perfetto. Così, dove ti sei messo? Così mi sono messo. Mannaggia. Ad ogni modo non è assolutamente una bella esperienza da fare. Ve lo garantisco. Leonardo! Mi rendo conto adesso di dover fare necessariamente una presentazione. Sinceramente parlando, non ci sono così tante parole per poter descrivere un personaggio così a tutto tondo come il nostro caro amico Leonardo. È meglio se in poche parole ve lo spiega Paradise. Pensi? Leo. Ma ovviamente ne parleremo in un prossimo video. E con questo possiamo concludere un'altra settimana. Ciao!